Buongiorno e bentornati al podcast di Una domanda al giorno toglie il concorso di torno. L'unico podcast che ti fa studiare ascoltandolo. Partiamo con la lezione di oggi. Prima però, vi chiediamo di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e di condividere con i vostri contatti e soprattutto con i vostri colleghi il nostro podcast. Vi ricordiamo inoltre che potete trovarci su Spotify, Spreaker, SoundCloud, Google Podcast e infine sui vostri dispositivi Amazon Alexa pronunciando la frase «Alexa apri podcast domande». Detto questo partiamo con l'argomento di oggi. Chi è l'operatore sociosanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria? L'operatore sociosanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria è l'operatore che ha acquisito e sviluppato competenze che gli consentono di svolgere ulteriori attività in aggiunta a quelle previste dal profilo di base. L'operatore sociosanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria è un componente dell'equipe assistenziale. Collabora con i professionisti sanitari e sociosanitari secondo l'organizzazione del contesto in cui è inserito. Svolge le attività assistenziali proprie, attenendosi alla pianificazione individuale definita dai professionisti sanitari di riferimento, in particolare dall'infermiere o dall'ostetrica. Svolge le attività dirette alla persona assegnate dall'infermiere o dall'ostetrica e con la loro supervisione. Verifica i risultati delle proprie azioni e riferisce gli esiti al professionista sanitario di riferimento. Adotta comportamenti di sicurezza per sé e per la persona assistita e risponde per la non corretta esecuzione delle prestazioni affidategli. Quali sono le abilità dell'operatore sociosanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria? Le abilità, riferibili alle competenze previste nell'accordo Stato-Regioni del 2003, sono state aggiornate considerando quanto già oggi è oggetto di apprendimento da parte di pazienti e caregiver. Ad esempio, i familiari e congiunti che prestano assistenza, che svolgono attività di autocura in situazioni in cui l'assistenza infermieristica risulta non continuativa. L'acquisizione di abilità è definita nell'ambito di situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, svolte in applicazione di specifici protocolli / procedure operative predisposte dalle strutture sanitarie e sociosanitarie al fine di assicurare adeguati livelli di integrazione con il personale infermieristico e sanitario e garantire la sicurezza degli assistiti. Come si diventa operatore sociosanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria? È necessario frequentare un corso di 400 ore autorizzato dalla Regione del Veneto, oppure dalle altre regioni e province autonome, al termine del quale, superato positivamente l'esame finale, viene rilasciato un attestato. Solamente l'attestato conseguito presso gli enti autorizzati dalla Regione del Veneto o dalle altre regioni o province autonome è valido in tutta Italia, ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2003. È opportuno pertanto, prima dell'iscrizione, accertarsi che il corso di formazione sia stato validamente autorizzato. Il percorso formativo dell'operatore sociosanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria. Per l'ammissione al corso è richiesto il possesso della qualifica di operatore sociosanitario o titolo equipollente. Secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali, vedere paragrafo seguente. Il percorso formativo nella sua interezza consta di 400 ore complessive, di cui 150 ore di attività didattica teorica e 250 ore di tirocinio da effettuarsi presso le strutture sanitarie e sociosanitarie degli enti del Servizio Sanitario Regionale. L'attività didattica teorica si svolge in modalità FD, formazione a distanza, asincrona, ovvero mediante l'utilizzo di lezioni registrate. Le attività formative in FD asincrona sono costituite da videolezioni, approfondimenti individuali, esercitazioni e materiali di studio la cui visione, comprensione e applicazione favoriscono lo sviluppo delle conoscenze richieste. Sono previste prove di verifica dell'apprendimento intermedie e finali. Dopo aver ascoltato questa audio lezione, vi saluto e vi invito a condividere con i nostri colleghi i podcast e tutto il materiale che condividiamo sulla nostra pagina Facebook, invitandoli a unirsi alla nostra community. Un saluto da Una domanda al giorno toglie il concorso di torno. Alla prossima audio lezione.